Ciao YouTube, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio inaugurare una nuova tipologia di video chiamata Q&A, ossia Questions and Answers, ossia domande e risposte. È una tipologia di video che mi piace molto, consiste praticamente nel rispondere alle domande che le persone fanno sotto i video. Ho scelto tre domande a caso, giusto per iniziare, poi ovviamente mi potete fare delle domande sotto questo video, oppure se non ve la sentite me le fate in privato. E io poi magari faccio un video e vi rispondo. In questo modo ci possiamo confrontare e possono nascere delle interessanti discussioni. Ovviamente tutto quello che vi dico nasce dalla mia esperienza diretta, per cui si tratta delle mie opinioni puramente personali. Voi semplicemente mi fate una domanda e io vi rispondo in base a quello che io penso, quindi non lo prendete assolutamente come verità assoluta. Allora, io ho selezionato appunto tre domande di tre persone la cui identità comunque resterà anonima, perché è giusto che sia così, e quindi vediamo, diciamo, i temi sono più o meno simili, però penso che siano domande per cui valga la pena rispondere, e poi ovviamente mi fate sapere che cosa ne pensate voi. Allora, iniziamo dal primo. Ciao, io sono in no contact da 5 mesi, scartata da lui con il silenzio. Inizialmente bloccata da lui e poi, visto che era l'ennesimo scarto, l'ho ribloccato di conseguenza. Lui non si è fatto vivo, si è volatilizzato. Vorrei sapere il fatto che lui noti questa mia indifferenza nei suoi confronti rispetto alle altre volte. Può portarlo a non tornare? Cosa provoca in loro il nostro bloccarli e l'allontanamento? Grazie. Allora, quindi, facendo una piccola sintesi, questa persona è stata bloccata dal suo ex narcisista ed è da 5 mesi in no contact. Lei l'ha bloccato a sua volta perché era stanca dell'ennesimo scarto, come appunto dice, e dopo che praticamente lei l'ha bloccato, non si è fatto più vivo. Quindi la domanda è: essere indifferente nei confronti del narcisista potrebbe portarlo a non tornare? Cosa provoca nel narcisista il blocco e l'allontanamento? Allora, sicuramente nel momento in cui tu blocchi il narcisista, lo ferisci perché gli dai una chiara dimostrazione che tu con questa persona non vuoi più parlare, perché nel momento in cui fai un blocco poni dei limiti, hai tu il potere dalla parte tua, perché sei tu che gli dai la possibilità o meno di parlare. È un chiaro segnale, come per dire: io con te non voglio avere più niente a che fare. Nel momento in cui il narcisista scompare, sicuramente il narcisista è impegnato con altre vittime, perché i narcisisti non possono stare da soli, hanno sempre bisogno di risorse, hanno sempre bisogno di approvvigionamento narcisistico. Quindi è impegnato ed è per questo che tu non lo senti da così tanto tempo ed è per questo che non ti ha ancora cercata. Il narcisista torna nel momento in cui ha bisogno di approvvigionamento narcisistico, quindi ha bisogno di risorse, ha bisogno di energia, e quindi se non ha altra energia a disposizione torna dalla ex vittima, oppure quando l'energia o l'approvvigionamento narcisistico che ha a disposizione non è altrettanto valido come quello che dava la ex vittima, quindi questo lo spinge poi ovviamente a tornare. Se vede che c'è indifferenza, lui la prende anche come una sorta di sfida, perché il narcisista è una persona che non accetta il rifiuto molto facilmente, perché vuole vincere. Anche perché voi, nel momento in cui siete indifferenti al narcisista e quindi non avete alcuna reazione nei suoi confronti, non lo cercate, mantenete il blocco, non ve ne frega proprio assolutamente niente di lui, questo provoca nel narcisista una grandissima sofferenza, perché voi non state semplicemente rifiutando il suo vero essere, che è quello appunto narcisistico, ma state rifiutando anche il falso personaggio che si è creato all'inizio, quello che vi ha fatto capitolare, quello che vi ha fatto cadere all'interno della sua trappola. Quindi lo state praticamente distruggendo. Voi non amate più niente di lui. E questa cosa, questa persona non la sopporta. Il narcisista non sopporta l'idea che la vittima possa tornare ad essere felice, possa tornare a stare bene senza di lui o senza di lei,
che possa andare avanti. Il narcisista vuole sempre che la vittima sia legata, ecco perché torna anche di tanto in tanto e vi coinvolge e poi si allontana. Non perché vuole ricominciare la relazione esattamente come prima, quindi voi vi illudete che questa persona intanto sia cambiata, che questa sia la volta buona, assolutamente no, semplicemente questa persona vuole continuare a mantenervi legati, così che siete sempre disponibili nel momento in cui servite. Allora, vi leggo la seconda domanda. Ciao cara, io senza sapere nulla di narcisismo ho sentito il bisogno di bloccarlo e per giunta mentre era in difficoltà. Quindi chiunque penserà che sia io ad adottare il trattamento del silenzio e sia sadica e cattiva. In realtà ero a tal punto depauperata di energie che anche a dare spiegazione era troppo impegnativo. Però ho letto in giro che questo può scatenare la sua vendetta, specie se è un covert. Tu che ne pensi? Allora, quindi, tu l'hai bloccato mentre ero in un periodo di difficoltà. Pensi che gli altri possano percepire un'immagine negativa di te stessa? Però in realtà tu eri esasperata, stavi male e non ce la facevi veramente più, quindi l'hai bloccato nonostante lui fosse in un momento di difficoltà. Cosa può succedere? Può scatenare la sua vendetta? Allora, secondo me sì. La vendetta in questo caso, ti spiego perché. Perché innanzitutto il blocco fa sempre male al narcisista, quindi per i motivi che ho elencato prima. In più si trova in un momento di difficoltà, quindi è ancora più arrabbiato verso di te. Quello che penso che possa fare è una campagna di diffamazione nei tuoi confronti, quindi inizierà a parlare male di te, inizierà anche ad inventare cose completamente false sul tuo conto, pur di metterti in cattiva luce nei confronti degli altri, soprattutto degli amici in comune. Tra l'altro, molte volte penso che il narcisista faccia la campagna di diffamazione anche con lo scopo di far tornare la vittima, perché nel momento in cui lui o lei, insomma, parlano male di una persona e quest'ultima si sente giustamente attaccata, una delle reazioni naturali che avrà sarà quella di contattare il narcisista e di dire: ma che cosa ti sei permesso di dire? Queste sono cose completamente false. Quindi la persona in questione attaccherà il narcisista. Il narcisista vuole questo. Ecco perché il consiglio che vi do è di non fare assolutamente nulla in questi casi. Mi permetto di dire anche un'altra cosa, che se hai sentito il bisogno di bloccare questa persona nonostante fossi in un momento di difficoltà, vai avanti con questa tua decisione, non sentirti in colpa, non provare compassione, perché se ti ha davvero portato all'esasperazione, se davvero sei stata male e non ce la facevi più, hai fatto benissimo a fare quello che hai fatto. Questa persona è tossica e va allontanata, per cui non farti assolutamente problemi, non farti scrupoli e vai avanti con la tua decisione, pensa soltanto a te stessa. Allora, l'ultima domanda, che poi faceva parte comunque di un discorso più ampio, però comunque l'ho estrapolata e da qui poi faccio una sorta di sintesi, è: la tua compagna, compagno, ha un ex narcisista che rompe. Come comportarsi? Quindi praticamente il narcisista in questione rompe alla fidanzata o al fidanzato, insomma, attuale vostro. Allora, il consiglio che do è quello di bloccare innanzitutto il narcisista in questione, perché se dà fastidio vuol dire che ci sono dei canali di comunicazione aperti in qualche modo, che possono essere canali telefonici, quindi può chiamare, possono essere, si può trattare per esempio di messaggi, quindi può scrivere, oppure può trattarsi, e questo è ancora più complicato purtroppo, dell'eventualità del narcisista si trovi in uno stesso ambiente che voi frequentate. Se potete, evitatelo, ovviamente, questo è quello che vi consiglio. Se invece non si trova nello stesso ambiente, quindi non siete costretti a vedere questa persona, ma avete i canali di comunicazione aperti, quindi date a questa persona la possibilità di chiamarvi e la possibilità di scrivervi, assolutamente bloccatelo, perché il narcisista, nel momento in cui vede che le porte sono aperte, farà peggio, perché pensa dentro di sé che l'altra persona ci stia.
che ci sia terreno fertile per poter intervenire, per poter provocare, per poter manipolare, per poter fare tutto quello che vuole fare. Se poi dovesse vederlo per strada, fa assolutamente finta di niente, completa indifferenza. E questo è tutto, spero di essere stata esaustiva. Ho voluto fare questa tipologia di video perché in questo modo riesco a coprire più argomenti nell'ambito di uno stesso video. Lo trovo anche molto utile per interagire con voi, per soddisfare anche le vostre richieste, perché so che ce ne sono tante. Per cui scrivetemi pure qui sotto le domande che vorreste fare e io poi vi rispondo in video a parte. Vi ringrazio molto per la vostra attenzione e ci vediamo molto presto in un prossimo video.